Te parlante. Rieccoci insieme con il Biancherosso TV Sport e con il professor Antonucci. Chiedo alla regia, possiamo anticipare il cartello che visualizza tutti i precedenti di Bari-Modena? Perché è una partita ricca di... Peraltro, come ben sai, te l'ho detto l'altro Vabbè, giorno, abbiamo scelto la quelle mia più. prima partita allo stadio è stata Bari-Modena nel maggio 71, 1-0 per il Bari. 1-0 per il Per il Bari. Bari. Ho un autogol, un gol, non fu proprio un gol nitido, fu un mezzo autogol, fu, vinse 1-0 il Bari comunque. Fu l'autorete, ci fu Autorete, vero? l'autorete. Allora, partite, mi pare che il tiro fu di Marmo, giocava Marmo in quel Bari nel 71, Marmo? Sì. Marmo, esatto, Marmo fece il tiro e ci fu Partite l'autogol. 33, vittoria del Bari in casa 21, di cui 18 in Serie B, pareggi 8, 5 in Serie B, vittoria del Modena a Bari 4. Due in B, comprese quelle di quando è stata, una decina di mesi fa. Gol del Bari 47, sono abbastanza, 41 in B. Mi ricordo il 4-0 del 93 con due gol di Tangorra, uno di Amoruso e l'altro di Pedone. Lo stracciamo il Modena. E poi 18 gol sono stati da parte del Modena, di cui 13 in Serie B. Questo è il bilancio, quindi noi ci avviciniamo alla 34ª Beh, sfida sono tante le in partite col Mo, casa. 34 sono tante, insomma, sono Soltante, solo tante. tante. Allora, ci sarà Cepitelli che ha avuto qualche piccolo problema fisico per cui non ha giocato nelle ultime due partite. In verità, negli ultimi tempi sembrava un po' in difficoltà, aveva cominciato molto bene la stagione, poi ha avuto un calo di forma. Probabilmente questa sosta speriamo gli abbia fatto bene, anche perché nel frattempo non gioca Dos Santos che è squalificato al pari di Sabelli e quindi rientra Cepitelli, credo che farà coppia con Borghese al centro della difesa. Sentiamo cosa ha detto Cepitelli alla vigilia del match. Riprendiamo il cammino come ero partito perché devo continuare su quel piano lì e non smettere mai, insomma. Alla fine penso che è stato un leggero calo di condizione, qualche errore penso dovuto a quello. Spero di aver ripreso, insomma, la forma migliore ora dopo questo piccolo infortunio, però penso di essere ripreso ora. Sappiamo che è un'ottima squadra, in classifica è messa bene, sta facendo molto bene, è una squadra molto solida, da quello che ha fatto vedere, e bisogna affrontarla nel meglio dei modi, però noi sappiamo che giocando come abbiamo dimostrato le altre partite è uno scoglio che possiamo superare e dobbiamo superare. Che il nostro io vedo che è un gioco molto propositivo e quindi rischiamo a volte di lasciare la nostra malgrado molti spazi agli avversari perché proponendoci molto capita questo, ma non è che abbiamo intenzione di cambiare il nostro stile di gioco, semplicemente bisogna stare più attenti, magari restare un pochino più corti perché se ci aiutiamo tutti la difesa, cioè, insomma, non la difesa, comunque la squadra soffre di meno, io non parlo mai di fase, cioè di difesa di attacco, c'è cioè la fase difensiva e la fase offensiva, bisogna farla tutti insieme e tutti bene, che poi le cose riescono facilmente contro qualsiasi avversario. Sono due partite molto importanti che possono delineare, insomma, anche il nostro cammino, insomma, perché possiamo dare una svolta. Perché vincere, magari, nel mio caso, vincere queste due partite potrebbero significare parecchio. Comunque bisogna cercare. Il nostro obiettivo è, come hai detto te, visto che sono due partite in casa e la nostra forza finora sono state queste partite nelle mura amiche, di portare via i più punti possibili per rilanciarci, insomma, in classifica. Non ho ricevuto nessuna voce a riguardo e non ci penso nemmeno. Io sono con la testa per finire questo campionato qua a Bari. Poi se ci dovesse essere qualcosa, se dovesse capitare qualcosa, staremo a vedere, ma io appunto non ho ricevuto nessuna voce di questo genere e quindi son convinto per ora di restare fino alla finale. Cepitelli fa Ma vedi, riferimento a... posso dirti Sì. una cosa? Mo, vedendo questa intervista di Cepitelli, sono andato un po' indietro con il tempo e mi sono reso conto che è cambiato tanto, tanto, tanto nell'informazione.
Oggi si fanno parlare soltanto di più, e non è soltanto un problema di Bari, i calciatori che sono i protagonisti. Ma io ti devo essere sincero, ho ammirato, e non perché sei presente, questo articolo tuo, vedi, non sapevi neanche che l'avessi portato, e cioè dove metti in evidenza quello che è un problema molto, molto, molto importante e grave della società del Bari, e cioè Caputo, Bellomo e Cepitelli, gioielli Brancorossi in vendita. Questi sono gli argomenti che la gente deve sapere, perché Cepitelli, quando ha parlato già con la televisione che l'anticipa, domani tutti i giornali parlano di Cepitelli e non serve a niente, secondo me. Poi no, io non sono direttore di giornale, sono soltanto un appassionato che vuole dare informazione onesta, sincera e veritiera ai ragazzi, sulla storia, soprattutto del ai tifosi. Allora, a proposito di questo, è il tuo angolo, l'angolo della posta del professor Antonucci, che però oggi inizia con una... Parliamo prima della posta oppure della partita? La posta è capitata a me. Va bene. Cioè, mi ha mandato una lettera, un amico, Tonio De Francesco, che chiede se effettivamente il direttore generale attuale del Bari, Claudio Garzelli, sia stato giocatore di calcio e peraltro nel ruolo di portiere. È vero? Questa, a dire la verità, è stata una chicca, chiamiamola così, che già avevo anticipato con Garzelli. Oggi mi dà la possibilità di mostrare l'immagine di quando questo nostro attuale direttore generale faceva il portiere del Benevento, perché grazie alla collaborazione di Francesco D'Amore siamo riusciti ad avere questo filmato famoso 3-0 del Bari contro il Benevento, un 3-0 che praticamente permise al Lecce di andare in Serie B, mentre il Benevento rimase addirittura in Serie C, pur essendo di un punto sotto alla capolista. Questo è il gol di Florio. Due gol Sigarini, questo uno Florio? Va fuori. Questa? E questo è il Garzelli. Ecco qua, il rigore. Questo sarebbe stato il rigore. Con regolamento? Alto. Chi tira fuori alto il rigore? Questo è Sigarini, fece doppietta a Sigarini, me lo ricordo perfettamente. Due gol Sigarini. Qui c'ho anche la fotografia, abbiamo pubblicato una volta. E questo, ma che belle immagini, me le rifate, me fate rivedere queste immagini, che sono vediamo da capo. A me sono piace, perché pioveva a dirotto quel giorno, pioveva a dirotto, vedi Garzelli sta in porta, non lo so, dicono, a me mi hanno detto che il Bari non li vede questi nostri interventi televisivi, no, ma non è vero, avrei non è piacere vero, non è vero. Che Garzelli lo avvisassero almeno nella replica. Beh, non fece una grande partita però, Ho visto che ho preso un gol che potevi evitare, no? Però il campo era bagnato, Poi io lo vorrei invitare una volta qui a Telebari e così ne parliamo, ecco, e discutiamo affettuosamente. Vedi, Florio, il primo gol lo fece Gianni Manico dopo 5 minuti. Sì. Poi Florio, poi il rigore sbagliato e poi il rigore e il gol di Sigarini. Questo è intanto il rigore sbagliato da chi sbagliò il rigore? Chi sbagliò il rigore? Scarrone, che di solito disegnava. E questo è Sigarini, 3-0, grande vittoria del Bari sotto la pioggia. Bellissime le immagini in bianco e nero. Che questo è il calcio che A questo punto stavo dicendo, vediamo, ecco, io devo ancora una volta ringraziare Francesco D'Amore, che è stato capace di trovarmi questo spezzone che io conserverò e che spero di poter inserire in un'altra più ampia storia fotografica e cinematografica del Bari. Bravo. A proposito, se si dovesse fare questa mostra che si dice che è stata annunciata in sede di presentazione dello sponsor 2, inviterei e vorrei invitare tutti quelli che ci hanno cimeli di presentarli, di portarli e di esporli. Questo sarebbe bello, una bella cosa, se l'idea. Dobbiamo andare in pubblicità, Gianni, poi torniamo insieme col bianco e rosso. E noi abbiamo ancora altre tanta roba? Se...